L'applauso finale e la banda e le porte di Palazzo Vaccari che finalmente tornano ad aprirsi per la comunità. È stato un giorno di festa oggi per Pieve di Soligo, che dopo 6 anni di gestazione ha visto rinascere il suo municipio. Ex scuola elementare, primo palazzo cittadino inaugurato per la prima volta 1,5 secolo fa dall'allora sindaco Antonio Schiratti. Un edificio su cui pesava un vincolo monumentale. La struttura è stata adeguata alle nuove norme antisismiche, le facciate rifatte, un restauro importante ma conservativo. Non solo a Pieve di Soligo, ma devo ringraziare anche molti altri sindaci della pedemontana trevigiana, perché molti hanno usufruito di soldi ministeriali, regionali e anche di fondi europei messi a disposizione proprio per l'adeguamento sismico e anche energetico degli stabili, perché oggi noi abbiamo inaugurato la casa dei cittadini, dei pievigini, e quindi è importante dare questo segnale di rinnovamento e di sicurezza. Decine di sindaci, autorità civili e militari, associazioni con i loro labri in rappresentanza hanno salutato questa mattina la nuova casa dei cittadini. Sul palco il prefetto di Treviso Maria Rosaria Laganà, il ministro Federico D'Incà, l'assessore regionale Federico Caner e il cardinale Beniamino Stella. Colonna sonora dell'evento, le voci dei piccoli alunni dell'Istituto Comprensivo di Pieve di Soligo e Refrontula, accompagnati dall'Orchestra Filarmonica. Il saluto commosso del sindaco Soldan, visibilmente inorgoglito, a Valerio Vettoretti e Gianni Spina, pievigini ormai scomparsi ma che hanno tenuto vivo con il loro operato il desiderio di veder rinascere questo luogo. Sono stati anni intensi, perché gestire un'opera di questo tipo a stralci non è come un unico appalto, quindi con tutta una serie di imprevisti, ma come ho avuto modo di dire lo abbiamo fatto in tempi rapidissimi e esemplari. Tra il pubblico la senatrice Sonia Fregolent e il consigliere regionale Alberto Villanova, alle loro spalle centinaia di cittadini accorsi per visitare finalmente il nuovo palazzo. In piano terra abbiamo cercato di mettere i servizi, quelli che devono essere raggiunti dalla maggior parte delle persone, anche le più anziane, quindi i servizi sociali, l'anagrafe. L'unico servizio che attualmente non trova posto in municipio è la polizia locale, ma per scelta amministrativa che abbiamo dislocato su un altro immobile.